Buongiorno a tutti, faccio gli onori di casa, anche se veramente gli onorati siamo noi in questo caso, perché i nostri ospiti di questa mattina sono il professor Pietro Masi, che in questa università ha insegnato per 22 anni e che iniziò davvero molti decenni fa a seguire i temi brevettuali, in particolare con il professor Lacolla, che è qui in qualche modo a testimoniare, e la prossima settimana lo farà con la propria voce, un'esperienza in materia brevettuale. Il professor Masi, che oltre che essere mio maestro, è anche persona che veramente ha sviluppato all'interno di questo Ateneo le prime sensibilità in materia, e al quale forse quindi si deve il germe di queste iniziative, che in qualche modo sono la ricaduta ventennale di ciò che lui ha seminato. Il professor Ubertazzi, per gli studiosi del diritto industriale, non esige nessuna presentazione, è uno dei massimi esperti di questa disciplina, che nell'ambito dell'Università di Pavia e del Politecnico di Milano segue appunto i temi giuridici. Io mi scuso un po' per il ritardo con il quale abbiamo iniziato, ma aspettavamo forse delle partecipazioni da Sassari, che ci risultano invece non possibili, e quindi darei subito la parola al professor Masi per questo primo inquadramento del rapporto tra università e i temi della valorizzazione dell'innovazione. Io non perdo tempo a ringraziare Elisabetta Loffredo e tutti voi per la pazienza che dovete avere nell'ascoltarmi, mentre invece sono contento di essere qui, perché l'iniziativa è un'iniziativa che fra l'altro coinvolge più università, e anche dal punto di vista del confronto con altre persone a me permetterà fra l'altro di ascoltare oggi Luigi Ubertazzi su questi temi e anche poi Franco Farina, e quindi diciamo di avere, eccolo, lo vedo Franco Farina, lo stavo nominando e lo vedo subito, ed è quindi un piacere di potermi confrontare con diciamo su questi problemi con voi, anche perché dopo l'esperienza cagliaritana io ho continuato a seguire questi temi nella Università di Roma Tor Vergata, e quindi mi sono formato un po' di spunti che non proprio ordinatamente segnalo alla vostra attenzione, e che essendo la mia una relazione introduttiva sicuramente saranno poi sviluppati meglio in seguito. Il primo punto riguarda il tema, cioè le prime osservazioni riguardano il tema università e valorizzazione e tutela della innovazione. Il collegamento nel tema assegnato tra il ruolo dell'università e valorizzazione e tutela dell'innovazione evoca un nodo cruciale nell'evoluzione recente del sistema universitario italiano, perché riguarda la esigenza di gestione di un patrimonio che si esprime in beni, o che si dovrebbe esprimere in beni, e che qui lo vedremo probabilmente già nella relazione di Ubertazzi, si può esprimere in beni nel momento in cui c'è consapevolezza e scelta di valorizzare quelle che sono entità della immagine, della conoscenza, della comunicazione, che tradizionalmente sono trascurate. E quindi il dato importante è che in ogni università c'è normalmente ricerca e c'è diciamo risultato di valori. Questi valori non sono però molto spesso ricondotti a una logica di gestione, e quindi non vengono considerati come beni. Certo, un brevetto
tutto è un bene, mentre il fatto che ci siano risultati di ricerca che molto spesso come un po' di fastidio quasi tutti noi dovremmo comunicare agli uffici dell'università, magari segnalando quali sono le nostre pubblicazioni scientifiche, e magari lo facciamo, se lo facciamo perché costretti, significa che nella sostanza questo patrimonio di risultati non viene raggiunto, così come non viene raggiunto un risultato che sicuramente è importante, che è quello del logo di un'università e l'immagine dell'università che noi attraverso certi collegamenti nei convegni, nelle iniziative, diamo con libertà a chiunque, che viene dato sostanzialmente senza un controllo, senza una valorizzazione, senza corrispettivi, sostanzialmente crea affidamento, da sì che le iniziative possano avere dei risultati e così via. Allora, il problema di base, a mio giudizio, è che bisogna riflettere su questi beni che devono essere valorizzati, e di questi beni non tradizionali bisogna ricordare che si tratta di beni che normalmente l'università non acquista, perché le logiche anche della nostra contabilità e dei dati dell'università sono logiche legate alla tradizione amministrativa. L'università non acquista questi beni perché questi beni sono normalmente risultato di creazione intellettuale, quindi non c'è l'abitudine a farli entrare nella nostra considerazione di contabilità. D'altra parte, la scelta di tener conto di questi beni suppone valutazioni tecniche ed economiche della realtà sottesa che sono complesse e impegnative, ed anche la tutela crea problemi che l'esperienza forse rende chiari, superando la fantasia, perché io ricordo che Paolo Lacolla realizzò qui un'invenzione che fu poi brevettata, ma noi discutevamo nel 1990 con i revisori dei conti dell'università che dicevano che il costo del brevetto loro non lo potevano accettare, quindi l'invenzione sì, ma non la tutela, perché il costo del brevetto non ci dava sicurezza che ci sarebbe stato un risultato e quindi non si giustificava la spesa. Oggi forse una soluzione del genere, spero, almeno poi sentiremo da Bertazzi, è superata, ma io ricordo queste lunghe discussioni che impegnarono io ricordo queste lunghe discussioni che francamente erano discussioni anche impegnative, che probabilmente era più difficile quello che portare alla soluzione brevettuale, e non dico che c'erano altri costi di valutazione o di dati economici che a maggior ragione venivano considerati difficili. D'altra parte, strumenti e metodi di azione qui si collegano all'esperienza del diritto privato, lo vedremo. Io accennerò poi nel seguito alle ipotesi di trasferimento di tecnologia, ma anche a quelle di spin-off, costituzione di società, oppure fondazioni universitarie, delle quali oggi molto si discute, mentre la mia esperienza all'Università di Tor Vergata è un po' diversa da quella che viene in discussione, e dopo lo dirò. E quindi abbiamo riflettuto anche noi su questi strumenti, e di fondazioni universitarie Tor Vergata ne ha costituita non una universitaria, ma due già, però sono fondazioni costituite su specifici oggetti di ricerca, quindi non abbiamo usato la fondazione d'Ateneo come struttura generale, mentre la fondazione ci è sembrata molto interessante e molto utile per isolare delle iniziative di ricerca. Quello che mi sembra quindi da sottolineare è che il problema non è nuovo, è un problema sul quale si sta procedendo, e speriamo che si proceda ancora. Come vedremo, siamo in un clima che tende a sollecitare anche il progresso, però sostanzialmente è un tema che presenta delle caratteristiche dei dati di base che sono gli stessi. Il primo forse è quello della comunicazione, cioè
questi temi che noi studiamo potrebbero interessare oggi tutti quelli che in qualche modo operano nell'università, perché il coinvolgimento sul patrimonio dell'università, che ha una diciamo una componente immateriale importante ma trascurata, è un problema che interessa tutti, non i ricercatori di qualunque facoltà e non solo delle facoltà cosiddette scientifiche, perché a Tor Vergata abbiamo visto nascere delle iniziative sul digitale dalla facoltà di lettere, delle iniziative collegate alla gestione dei beni culturali, cioè il tentativo di valorizzazione è un tentativo di valorizzazione che nel caso dell'università è un tentativo a 360 gradi ed è un tentativo che dovrebbe coinvolgere tutte le strutture a livello di ricercatori ed anche a livello di personale amministrativo, cioè perché ci deve essere il supporto di chi si rende conto dell'opportunità di valorizzare certi beni, di tener conto di come si utilizzano, di gestire contratti di diritto privato in grado di valorizzare i rapporti. Comunicazione interna, dicevo, e anche comunicazione esterna. Qui la mia esperienza è questa, do due dati. Uno è che io penso a Franco Farina, che in questo caso vedo come collega da sempre, ma anche come esterno. Chi dovesse guardare il bilancio di un'università resterebbe, tutto sommato, resta sorpreso, perché di tutto questo patrimonio, cioè delle idee, i risultati, il logo, non c'è nulla, non c'è nulla, non abbiamo nulla. Qualunque società di capitali, qualunque ente privato che avesse, non so, 30 invenzioni brevettate, beh, potrebbe dire che va presso un banchiere e chiede un finanziamento. Invece l'università questo non lo rende palese. Mentre l'altro dato, e quindi non c'è comunicazione all'esterno di questo, e quindi si sa che l'università hanno i bilanci che non vanno, i bilanci in corso. Io leggo delle cose sul Sole 24 Ore, vorrei sapere se la mia università o questa di Cagliari, che ha un patrimonio immobiliare, a tutte le realtà, il bilancio in corso è semplicemente perché ci sono dei dati di liquidità relativi alla costruzione di certi rapporti di spesa, ma in realtà l'università non è in grado come ente pubblico di andare a chiedere un finanziamento e non lo otterrebbe. Ma tutto questo è sorprendente, perché in realtà l'università dovrebbe essere sostanzialmente soggetto affidabile, soprattutto quando investe in trasferimento tecnologico di una conoscenza che ha. L'altro dato, che è anche questo significativo, io lo segnalo perché è un dato da riflettere per tutti, è che con la legislazione più recente, io l'ho vissuto nel mio Ateneo, ma credo che il problema sia comune a tutti, questi bilanci dell'università, in particolare i bilanci preventivi, sono bilanci nei quali è necessario comprimere le spese, perché ogni anno abbiamo una compressione. Dal momento che abbiamo delle spese irrinunciabili e fisse, quindi il personale, certi servizi, i servizi di telefonia, i servizi di pulizia, i servizi, sostanzialmente l'unico voce sulla quale, dovendo scrivere il bilancio preventivo, se non si vuole incorrere in responsabilità, si può ridurre, è la ricerca, perché la ricerca è un valore non indicato, per cui sostanzialmente il dato è che anche dal punto di vista della comunicazione all'esterno, chi va a prendere il bilancio dell'Università di Tor Vergata l'anno scorso trova che per la ricerca risultava 1 milione di euro. 1 milione di euro perché era l'unica cosa che eravamo riusciti a inserire per far vedere che la voce esisteva, perché non c'era capienza, perché il 90% delle spese quasi sono spese del personale e sono fisse, le altre spese sono fisse, sostanzialmente non c'è. Non è vero che l'Università di Tor Vergata impegna 1 milione di euro, perché poi l'università è collegata con l'esterno, acquisisce finanziamenti di ricerca, però dal dato che emerge effettivamente l'impressione è un'impressione sconfortante, e un'impressione del genere dà anche l'idea che ci sia una totale disattenzione per questo tipo di problemi, cosa non vera, e in molti casi non vera, non accettabile. Allora ecco che la mia impressione è che il problema sia un problema anche da
portare all'esterno e anche da chiarire con gli interlocutori esterni, nel senso che quello che un soggetto esterno, anche una banca, può fare per l'università è tantissimo, e molto spesso non è nell'erogare somme o contributi magari di ricerca, ma è nella potenzialità di aiutare l'università a gestire questo patrimonio andando all'esterno e quindi entrando in logiche di gestione della valorizzazione del patrimonio, di un patrimonio che comunque c'è. E di questo poi diremo qualcosa dopo, di queste esperienze che ho visto, che sono diverse ma che mi sembrano alcune molto interessanti, anche quelle potenzialmente innovative che ancora qui in Italia non sono state realizzate, come per esempio creare una specie di borsa delle idee, cioè di mettere quindi le idee in circolazione con una logica borsistica, cosa che si potrebbe fare in un Ateneo, certo non con la forza sola dell'Ateneo, ma con il sostegno di un soggetto che abbia una certa esperienza anche di mercato e di finanza, potrebbe essere possibile realizzare un meccanismo di sicura valorizzazione, perché consentirebbe di dare anche visibilità a tutto questo patrimonio che c'è. L'università, dicevo all'inizio, è uno dei due punti del mio intervento, e l'università sicuramente è la ricerca, ma guardate, didattica e ricerca sono due logiche interattive. Non mi soffermo qui, fra l'altro, perché sintetizzerò sul fatto che non può esistere una didattica qualificata se non c'è ricerca, quindi la didattica si fonda sulla ricerca e sull'organizzazione del patrimonio di ricerca e su quello che si può realizzare. Certe volte anche qui lascia perplessi, lascia sorridere, noi abbiamo acquisito delle biblioteche che sono state donate all'università. Si tratta di biblioteche importanti. Noi per giurisprudenza abbiamo avuto la biblioteca Stolfi, la famiglia Stolfi è andata a biblioteca. È difficile reperire le somme per andare a prendere i libri presso i donanti, insomma una situazione francamente di estrema mortificazione, e ancor di più nelle facoltà scientifiche. A me è capitato di seguire delle donazioni di attrezzature scientifiche, perché appunto all'università in questi ultimi anni ha trovato seguito anche questo. Certe volte c'è veramente una sensazione di disagio nei confronti dei donanti, perché magari se viene il donante bisogna anche ospitarlo, organizzare una cerimonia, tutto viene fatto dai singoli perché non c'è spazio, mentre invece questi soggetti hanno donato magari un'attrezzatura che salva la vita a persone, che è uno strumento ematologico importante e così via. E quindi ecco che a mio avviso didattica e ricerca vanno collegate, anche se qui mi rivolgo anche a chi opera la gestione amministrativa, la didattica è collegata a una logica amministrativa tradizionale, cioè di norme nelle quali è possibile fissare delle regole con il principio del precetto e della sanzione. La ricerca invece è collegata a delle logiche di natura promozionale, quelle che Bobbio avrebbe chiamato le sanzioni positive, cioè nessuno ci impone di partecipare a un programma quadro europeo, però se vogliamo i finanziamenti dobbiamo andare a partecipare al programma quadro europeo. Nessuno chiede di realizzare certi rapporti, siamo noi che se vogliamo realizzare dei rapporti dobbiamo essere virtuosi. Allora questo, almeno nella mia esperienza con il personale amministrativo della mia università, ci ha molto impegnato, perché certamente di fronte alle norme promozionali c'è maggiore difficoltà di gestione nella nostra tradizione amministrativa, perché sono situazioni non previste dalle circolari, e quindi dalle circolari, dalla tradizione, e quindi l'università può stipulare contratti atipici e un dipartimento può farsi sponsorizzare e può stipulare contratti di sponsorizzazione, contratti di trasferimento e possono certe situazioni giustificare che
per andare a studiare e realizzare attività sui programmi europei si facciano degli investimenti, perché certo non è che si può partecipare a un programma europeo se non si cerca di collegare un collegamento con altre università di altri paesi, se non si fanno certe spese, se non si sostengono certi costi, se non c'è la consapevolezza dell'interesse in queste attività, c'è il rischio che ci si fermi al fatto dell'applicazione della regola tradizionale, che per tutti noi è più tranquillante. Nel momento in cui io ho svolto le mie ore di lezioni, 30, 50, 60, e ho un libretto che dice che ho fatto tutto, sostanzialmente nessuno mi dirà nulla. Mentre invece se io vado a cercare di partecipare a un progetto, e il progetto può darsi che ottenga il risultato e può darsi che non lo ottenga, anche se finanziato, non è detto che tutti i progetti debbano portare a risultati. E quindi la politica di un ateneo non può essere una politica che cerca un risultato certo. Se cercasse il risultato certo, la ricerca non dovrebbe svolgersi, perché poi lo vedremo anche con gli spin-off. La caratteristica di queste situazioni innovative è che una su 10 va bene, due su 10 anche nelle tradizioni di altri paesi. Quindi l'importante però è se due vanno bene, ecco, questo è il risultato. Tenete anche presente che nella logica del diritto privato, noi per esempio, ma questo credo che ormai accada anche dappertutto, nei trasferimenti non impegniamo, almeno l'università dove sto io non impegna più denaro, ma dà solo beni immateriali. Adesso, dopo la recente riforma del diritto societario, anche la partecipazione a società a responsabilità limitata consente il conferimento di qualunque utilità. Noi abbiamo fra i colleghi di materie aziendali i quali ci sostengono, perché di volta in volta si valutano il know-how o quello che noi mettiamo e gli danno quel valore che serve per la partecipazione a società. Questo già significa che tutte le iniziative di trasferimento vengono sostanzialmente fatte, rispetto al passato in cui queste idee non venivano valorizzate, a costo zero, cioè l'università immette del patrimonio. E il costo che quindi occorre è quello però che delle procedure, cioè ci deve essere personale in grado di valutare questo, supporto da parte delle strutture a diverso livello, e questo è quello che a mio avviso bisognerebbe incoraggiare. Non mi soffermo sul fatto dei programmi comunitari, della proiezione verso l'internazionalizzazione, perché so che se ne parlerà poi nel pomeriggio, e quindi ci sono i programmi quadro. L'Unione Europea ha delle politiche nelle quali adesso a studiare i programmi comunitari ci sono veramente tante prospettive e ci sono però anche dei vincoli da gestire, nel senso che l'importante sarebbe che l'università creasse una struttura in grado di rendicontare oltre che di operare, e la creasse come università, perché essendo la partecipazione ai programmi quadro qualcosa che coinvolge l'università come soggetto nel suo complesso, la valutazione, una valutazione per la quale la mia esperienza dice che una volta studiato il metodo, l'università può partecipare con 10 progetti o 30 progetti o 50 progetti, è sempre un soggetto identico. Se l'università non ha una struttura centrale, ogni progetto chiede che si ristudi l'argomento in forma privatistica, diciamo, rivolgendosi a soggetti privati, sostanzialmente si moltiplicano i costi e c'è il rischio che si utilizzino sistemi di rendicontazione non identici. Almeno a noi questo rischio si è presentato, e quindi si è deciso di operare creando una struttura di assistenza unitaria. Però questa struttura di assistenza unitaria la stiamo realizzando, dico qui queste esperienze anche perché sono cose che abbiamo studiato, nel senso che su tutti i programmi comunitari l'Università di Tor Vergata ha un prelievo per spese generali del 3%, su tutte le convenzioni che si stipulano con l'esterno ha un prelievo
dal 3 al 6 decrescente a seconda dell'entità della convenzione. Sul conto terzi, che sono le attività invece commerciali, abbiamo abbassato il prelievo che era tradizionale dal 20%, mi sembra, abbiamo abbassato al 10%, e i conto terzi si sono moltiplicati, cioè abbiamo cercato di realizzare una politica che però coinvolgesse tutti nel finanziamento e in qualche modo quindi portasse nella ricerca una struttura unitaria. E questo anche perché, a mio avviso, non c'è possibilità di sviluppo se non si procede nel medio periodo a studiare e approfondire i programmi comunitari, perché si tratta di finanziamenti rilevanti e noi stiamo seguendo delle iniziative, adesso diciamo si tratta di finanziamenti molto più rilevanti di quelli nazionali, anche molto più qualificanti in sede di confronto in ambito europeo, questo mi sembra importante. Allora, l'organizzazione interna dell'università oggi vede uno sviluppo, perché a seguito di norme che promuovevano la valorizzazione da parte dell'università del patrimonio brevettuale, sono creati questi industrial liaison office che hanno collegato più università. Adesso l'iniziativa di sostegno è finita, ma molte università e le università tendono a continuare, e però l'organizzazione dell'ufficio brevetti, di un ufficio brevetti, a mio avviso deve essere sviluppata, perché l'iniziativa del sostegno dei brevetti è un'iniziativa importante, ma serve per tutelare l'idea. Poi il problema principale è quello di valorizzare le idee altrimenti, e quindi le idee altrimenti si possono valorizzare o con logiche di trasferimento diretto, ma qui io ho meno esperienza di Ubertazzi e non so se si possono fare sempre bene, perché molto spesso non abbiamo un'idea di quale sia il valore di quello che creiamo. Poi l'università ha procedure anche difficili da gestire, perché tutte le procedure vanno negli organi amministrativi, qui si tratta di conoscenze riservate, quindi c'è una difficoltà a gestire. Oppure il risultato che a noi sembra in questo momento più interessante è quello di iniziative condivise, cioè di conferimento in società, anche consortili, oppure in altre logiche, come dicevo, anche in fondazioni universitarie, quindi fondazioni universitarie o anche in in soluzioni diverse. Quella delle soluzioni diverse mi sembra, fra l'altro, per quello che può riguardare quello che dicevo prima, di un'idea di fare una specie di borsa di valorizzazione, sarebbe secondo me qualcosa di interessantissimo, perché con i meccanismi di oggi potrebbe consentire di promuovere l'offerta ormai a tutto il mercato internazionale, e quindi potrebbe consentire di realizzare una presentazione dei prodotti tale da essere in grado di gestire il trasferimento in modo adeguato. Però in tutto questo devo dire che occorre uno sviluppo delle amministrazioni, perché la tutela della ricerca è qualcosa, la tutela del brevetto è altro, ma poi il confronto con l'esterno, cioè con le imprese, con la realtà del territorio, è diverso. Delle fondazioni, prima vi ho detto che volevo segnalare come sono state utilizzate da noi, devo dire che abbiamo due fondazioni, una che si occupa di informatica e che gestisce al momento il sistema nazionale della carta d'identità elettronica con una convenzione col Ministero degli Interni, e gestisce proprio gestore nazionale del servizio, non l'università, perché l'università al primo momento non poteva gestirlo. Immaginate i problemi di segretezza, di informazione, e quindi noi costituimmo, prima abbiamo costituito un consorzio, perché allora all'epoca non si poteva, e adesso si è stata costituita una fondazione universitaria che dà maggiore tranquillità, perché l'università è il soggetto di riferimento anche nei rapporti col Ministero degli Interni, l'università ha un ruolo forte, però questa fondazione ha la possibilità di operare
con una certa autonomia rispetto all'università, e quindi se occorre gestire certi rapporti non è necessario passare sempre per gli organi dell'università, quale che sia la struttura. E diciamo, in questo momento questa fondazione sta progettando l'ipotesi di, sempre d'accordo con col governo, di fare un'iniziativa sulla carta d'identità elettronica europea. Cioè, e anche il mio dipartimento era stato coinvolto, noi abbiamo studiato problemi della carta d'identità elettronica, qui c'è Raffaella Dessì che aveva curato i problemi delle regioni come la Sardegna su questo settore, e quindi questo mi ha anche dimostrato l'importanza della interdisciplinarietà, cioè in ricerche che riguardano un settore occorrono poi gli economisti, ma sicuramente anche i giuristi, per realizzare un progetto completo. Invece di ottenere che il nostro informatico si rivolga a soggetti privati esterni, ci sono competenze all'interno dell'università che permettono di fare questo. L'altra fondazione è una fondazione, quella del CEIS per gli economisti, alla quale adesso parteciperà anche, ha fatto richiesta di partecipare come sostegno ideale, anche il Ministero dell'Economia, e quindi è una studia temi di economia internazionale, e col sostegno del Ministero dell'Economia c'è l'ipotesi di valorizzare certi studi e certe conoscenze. Allora, la mia esperienza rispetto al dibattito di adesso, sento persone che protestano, le fondazioni universitarie vanno bene, non vanno bene, dipende dalle fondazioni. Cioè la fondazione universitaria, se deve significare una fondazione di tutta l'università con un soggetto privato o con altri soggetti privati, probabilmente non cambia molto, se non per quello che concerne l'assunzione di una veste privatistica dal punto di vista degli schemi operativi. Invece la fondazione universitaria collegata a specifici temi può consentire all'università uno strumento agile, perché è una fondazione che vede l'università come soggetto di riferimento, non perde l'immagine dell'università, anzi concorre all'immagine dell'università, ha una sua potenzialità di sviluppo e sostanzialmente non ha costi, poi, perché è ospitata dall'università. Sostanzialmente, voglio dire, anche da questo punto di vista, in queste fondazioni l'università non ha investito che l'ospitalità, perché poi abbiamo avuto dei problemi con la prefettura che ci diceva che il patrimonio della fondazione, però diciamo che una fondazione alla quale partecipa il Ministero dell'Economia è una fondazione che sostanzialmente per le spese che potrà fare a me sembrava affidabile, e questo l'abbiamo fatto presente agli uffici. C'è sempre difficoltà, ma insomma si fa. Allora, la mia mi avvio verso la conclusione, perché diciamo, ho preso parecchio con queste idee, però ecco, vorrei dire che un altro punto importante è questo. In questo momento l'impressione che si può avere è che l'università privata sia in difficoltà, sia in maggior vantaggio rispetto all'università pubblica, perché, come dicevo, la nostra università pubblica per tanti motivi è vincolata nei rapporti, al di là di quelle università private che hanno rapporti privilegiati perché sono collegate a interlocutori economici importanti. A Roma la LUISS, voglio dire, ha dei rapporti certamente significativi con soggetti operatori economici, e quindi certamente non mi stupisco se si creano logiche di stage, percorsi formativi, collegamenti con imprese. Però devo dire che anche l'università pubblica ha queste potenzialità se si proietta nel territorio, e d'altra parte queste sono le indicazioni che provengono dall'Unione Europea, che quindi mi trovano perfettamente convinto e che noi dovremmo studiare, cioè perché si parla in queste indicazioni della massima valorizzazione della ricerca pubblica, dell'uso responsabile della ricerca pubblica, anche quando si parla di progetti poi di sostegno, per esempio, della mobilità dei ricercatori, e quindi sostegno alle università che consentono che i propri ricercatori operino anche presso imprese e si colleghino alle imprese nei momenti del trasferimento tecnologico. Cioè, per le università pubbliche le occasioni ci sono, e sono in questa legislazione, come dicevo,
promozionale e sono forse anche da sollecitare, nel senso che ci sono poi anche a livello regionale regioni che sviluppano maggiormente questi tipi di progetti e regioni che le sviluppano anche meno. La mia impressione è che a volte questo dipende anche dalla nostra capacità di sollecitare gli interlocutori, però la impressione che ho è che il collegamento tra più soggetti, ed io vedo in questo appunto l'interlocuzione con l'economia e col territorio, e un soggetto importante, torno a ripeterlo, la banca, cioè il soggetto che deve e può aiutare nel percorso, non dando contributi economici, ma dando un apporto, perché normalmente una banca ha una potenzialità di interlocuzione con operatori economici anche transnazionale, e quindi è in grado di creare dei canali di collegamento importanti che l'università da sola non ha. Quindi l'università fa sì che il singolo ricercatore, se ha dei propri contatti, tenti di valutare quei contatti, mentre invece una idea di soggetti esperti nella valutazione di tratti economici e di questo patrimonio sarebbe assolutamente importante. Io credo che l'ipotesi di operare in questa direzione sarebbe importante. Operare come? E qui le alternative che io segnalo sono due. Una è di operare con una struttura interna, che come dicevo è una struttura, deve essere una struttura agile, che abbia la potenzialità pian piano di basarsi su ricerca, comunicazione, capacità di interlocuzione con i terzi, gestione dei rapporti con i terzi con cui si ha interlocuzione, insomma in qualche modo di creare una base fissa di rapporti. Noi abbiamo avuto a Tor Vergata un'importante donazione, e però la cosa che più mi ha dato così sensazione, che abbiamo avuto questa donazione molto importante di decine di milioni di euro, di due persone. Quando si è avuta la notizia, che poi la notizia fra l'altro è venuta su un articolo quest'anno del Corriere della Sera da New York, perché veniva dagli americani, che dice che anche in Italia si facevano queste cose, mentre da noi c'è stata meno attenzione, però c'è stato qualcuno che l'ha letto, e io ho ricevuto una telefonata di un altro albergatore di Roma, diverso da questo oggetto, che mi diceva: questa cosa è interessante, vorrei pensarci anch'io. Cioè, se un'università, un po' su questi modelli americani, è in grado di mantenere dei contatti, forse questo sarebbe importante. Questo significa che nel momento in cui c'è contatto con gli interlocutori bisogna ricordarsi anche che sono persone che sono in grado di gestire dei rapporti con noi, perché questo è sulla sensibilizzazione degli interlocutori è importante. E quindi questo è anche la gestione delle entità partecipate, perché nel momento in cui l'università crea spin-off, cioè fa partire iniziative societarie nelle quali sono coinvolti i ricercatori, è coinvolta l'università, si procede e sono coinvolte le imprese, si sviluppa il trasferimento tecnologico, si sviluppa l'idea e si vede se c'è risultato. Se c'è risultato, l'università dopo 2 o 3 anni si ritira perché cessa il suo tutoraggio, i ricercatori continuano, si è creato un risultato di indotto. E per noi all'Università di Tor Vergata 2 o 3 spin-off stanno procedendo, insomma hanno dei risultati, quindi questa cosa mi ha incoraggiato. Però se non va bene, l'università, vabbè, ci ha impegnato le procedure, perché ha conferito l'idea evidentemente non è fruttata, i ricercatori non hanno avuto risultato, ma tanto fanno i ricercatori, hanno continuato a fare i professori, sostanzialmente. Ecco, però per gestire questo, come i consorzi partecipati con altri, queste attività, occorre la logica un po' come se fosse una logica di gruppo, non dico di gruppo societario, ma una logica di capacità di gestione e di controllo. Cioè non basta aver sostenuto questi soggetti quando parte la procedura e farli partire, bisogna essere in grado di fornire
forme di assistenza, nel senso che quelli del gruppo di questi spin-off, quando hanno l'assemblea, a volte non sanno, telefonano, chiedono, perché giustamente sono colleghi anche di settori diversi da quelli nostri, e noi abbiamo cercato di inserire colleghi, diciamo amici del materie aziendali o delle materie giuridiche nei consigli di amministrazione, perché li possano sostenere almeno nelle valutazioni, per ridurre questo, perché così si ottiene tutto questo, diciamo, senza costi aggiuntivi. Però effettivamente si avverte l'esigenza di una struttura che poi tenga conto dei bilanci, cioè di quello che viene fuori da queste attività, e sia in grado anche di rappresentarne i risultati. Torno quindi al discorso iniziale, occorre il risultato, perché se noi poi non diciamo che l'università si starà in crisi, dicono tutti i quotidiani, Tor Vergata è sottofinanziata, mi sembra, per 35 milioni di euro l'anno, ma questo non significa nulla, dice che siamo meritevoli, ma i soldi non ce li danno. Però la realtà dell'università non è solo quella della struttura, del personale, che si sono fatte tutte queste iniziative e che alcune stanno ottenendo valorizzazione. Noi abbiamo qualcosa come 46 enti partecipati, ma anche Cagliari ne credo che ne abbia parecchi. E allora di tutto questo occorrerebbe una rappresentazione, diciamo una sorta, per tornare alla logica del bilancio che dicevo prima, di consolidato, perché per esempio già l'estensione nel rapporto con la banca, noi abbiamo una convenzione con la banca come tutte le università, a tutti questi enti partecipati è stato vantaggioso, perché ha consentito una semplificazione di rapporti e di gestione, perché già la banca nel gestire il rapporto con l'università, o invece con ciascuno di questi che si chiamano società, consorzio, sostanzialmente è in grado di rappresentare una realtà unitaria. L'alternativa a creare un ufficio dell'università che faccia questo è di creare un soggetto esterno, però partecipato dall'università, quindi o una fondazione o un consorzio, una società consortile, nei quali potrebbero entrare, oltre all'università, la banca, soggetti dell'innovazione, la regione se ritiene, o comunque soggetti interlocutori, avente come oggetto proprio la gestione di questi rapporti relativi al patrimonio e al trasferimento tecnologico. E qui mi sembra che posso concludere, perché poi mi sembra che le cose che tenevo un po' a dire le ho dette, ma soprattutto mi sembra che sia importante questo, che cioè l'Ateneo si è abitui a valorizzare il proprio patrimonio tecnologico e poi a scelte di condivisione, cioè in un contesto come quello europeo lo sviluppo delle attività di ricerca non può che essere uno sviluppo di soggetti che o sono necessariamente forti, ma per l'università è un po' difficile, o sono soggetti abituati a collegarsi, perché per la partecipazione a progetti l'avere l'occasione di una transnazionalità, voglio dire che se si studiano problemi di nebbia, può darsi che la situazione di certe zone d'Italia non sia diversa da quella di zone dell'Olanda, ecco. E allora il trovare degli interlocutori con cui c'è convergenza di idee e sintonia di rapporti crea potenzialità di sviluppo molto maggiori. E questo crea anche però una logica di sistema, perché poi consentirà di più anche lo sviluppo dei programmi europei, Erasmus, questi programmi per la mobilità degli studenti, stage e così via. Ecco, la mia impressione è che quindi ci sia molto da fare, certamente, ma che le possibilità di sviluppo non manchino. Grazie.